Avvocato Bortolotti, nonostante la pandemia e la crisi sociale in corso, il mercato immobiliare non sembra risentirne. Le case si vendono e si comprano ancora. Ecco, quali sono i consigli che si sente di dare a chi vuole vendere o acquistare un immobile? Sì, indubbiamente acquisto e vendita di un immobile sono delle operazioni molto importanti e delicate per un soggetto, per una famiglia. Occorre aver presente alcune regole indispensabili per approcciarsi a questa esperienza con una certa tranquillità. Per quanto riguarda l'acquisto, mi limiterei a questi suggerimenti. Nel caso in cui ci si rivolga, come spesso accade, a delle agenzie immobiliari, avere l'accortezza di, se non la prima volta, una seconda volta, di visionare l'immobile non da soli, con il solo mediatore, ma magari portarsi dietro un tecnico, un amico, architetto, ancora meglio, anche un geometra, una persona che ha confidenza con questioni edilizie per avere la certezza che l'immobile sia nello stato in cui viene presentato. Ricordarsi poi che nel caso in cui ci si avvicini all'acquisto a mezzo di agenzia immobiliare, la nostra proposta di acquisto dovrà riportare specificamente quella che è l'entità della provvigione che dovrà essere riconosciuta all'agente immobiliare. Ricordiamoci che l'obbligo di pagare la provvigione, nel caso noi siamo appunto gli acquirenti, vogliamo acquistare un immobile, scatta nel momento in cui la nostra proposta viene accettata dal venditore. Quindi non è assolutamente necessario che si arrivi poi effettivamente al rogito perché l'obbligazione nei confronti del mediatore immobiliare sia efficace ed effettiva. Nel momento in cui la nostra proposta viene accettata, bisognerà pagare la mediazione, anche se poi per una qualunque motivazione non si arrivi al rogito. Un'altra grande attenzione che occorre avere è quella di possibilmente trascrivere il preliminare di compravendita. Allora, il preliminare di compravendita è quel contratto, detto anche compromesso, indispensabile quando ci si appresta ad acquistare, a cercare di acquistare un immobile, un contratto nel quale sono riportati tutti gli elementi essenziali dell'affare, quindi la descrizione dell'immobile, il prezzo e il termine entro il quale il rogito va fatto. Se noi trascriviamo il preliminare e lo facciamo fare da un notaio, perché lo può fare solo un notaio, avremo la certezza che il venditore non potrà vendere l'immobile a nessun altro e non potranno essere trascritte ipoteche di creditori del venditore che dovessero sopraggiungere dopo la sottoscrizione del nostro preliminare. Quindi consiglio di spendere qualcosina in più, ma di fare opportunamente questo passo. Ricordiamoci che la trascrizione non è la registrazione del preliminare, che è un atto fiscale che farà l'agente immobiliare autonomamente entro 20 giorni dalla sottoscrizione del preliminare stesso. Quindi trascriviamolo per essere certi che il nostro venditore non venda la casa a qualcun altro. Poi nel preliminare dobbiamo avere l'accortezza di far segnare, far indicare in maniera molto chiara un termine essenziale entro il quale giungere alla stipulazione del rogito. Questo termine chiamiamolo essenziale, inderogabile, perché qualora poi si sforasse questo termine, avremo la possibilità di chiedere molto più agevolmente il risarcimento del danno dovuto, perché nel momento in cui non viene indicato come essenziale questo termine, la giurisprudenza lo intende come un termine che può essere anche sforato senza un vero e proprio danno per l'aspirante acquirente. Quindi, ricapitolando, le accortezze indispensabili sono quelle di recarsi con una persona esperta a visionare l'immobile, per avere la certezza che sia nello stato effettivo nel quale ci viene presentato. Attenzione a quello che dobbiamo pagare
al mediatore, perché nel momento in cui la nostra proposta viene accettata dovremo pagarglielo senza assolutamente possibilità di evitare questo pagamento. Attenzione a il preliminare, che deve essere trascritto dal notaio per evitare che il nostro venditore venda a qualcun altro l'immobile nel frattempo, tra il preliminare e il rogito. E attenzione che nel preliminare sia indicato un termine assolutamente essenziale e inderogabile entro il quale fare l'atto definitivo, ossia arrivare al rogito. Per quanto riguarda invece la situazione di vendita, nel momento in cui noi siamo dall'altra parte, diciamo siamo i venditori, l'accortezza fondamentale che dobbiamo avere è quella riferita al contenuto del contratto preliminare. Dobbiamo essere molto attenti nel far sì che nel contratto preliminare, che riporta, abbiamo detto, tutti gli elementi essenziali di quello che sarà il definitivo, ci siano le descrizioni particolareggiate delle condizioni del nostro immobile, che devono essere conosciute e quindi sottoscritte dall'acquirente, il quale un domani non potrà in alcun modo lamentarsi dell'eventuale difformità di un impianto, di un eventuale problema di catastale o edilizio, perché era stato messo opportunamente al corrente di quelle che erano le reali condizioni dell'immobile che è stato venduto. Quindi chi vende, la più grande attenzione che deve avere è che il preliminare di vendita, che appunto precede il rogito, sia molto molto particolareggiato e molto preciso nel descrivere l'immobile che si sta vendendo. Questo ci metterà al riparo da qualunque tipo di eccezione, lamentela e reclamo che il compratore potrà sollevare una volta effettivamente conclusa la vendita con il rogito.